mia, l'economia vista con gli occhi dei protagonisti, quindi approfondiamo, come sapete, ogni settimana il mondo dell'economia, delle imprese, delle professioni e dello spazio settimanale che ogni giovedì va in onda sui canali, sui siti, sulle pagine Facebook, YouTube di Net Napoli TV, di Radio Amore Napoli e di Nicura, l'agenzia di comunicazione Nicura, in collaborazione con la quale naturalmente è realizzato questo programma. Ospite questa sera nei nostri studi è Gianni Tomo. Buonasera. Buonasera, buonasera Gianni Tomo, un dottore commercialista, docente universitario di vari corsi post laurea attinenti al tema delle aziende, del fisco, e autore anche di parecchi libri e diciamo testi in materia, e poi tante altre cose che naturalmente svilupperemo nel corso della nostra puntata per parlare di un tema molto interessante che ha a che fare, diciamo, con la nostra quotidianità molto di più di quanto la gente possa pensare, cioè quella del marketing degli studi professionali, delle professioni. Quindi abbiamo naturalmente tantissimi professionisti, avvocati, commercialisti, notai, insomma tante tante professioni, e molto spesso ci chiediamo perché poi quello studio rispetto a quell'altro va bene, va male, come può superare i momenti di crisi. Ci sono dei consigli, dei temi che è possibile sviluppare proprio per organizzare al meglio uno studio professionale e quindi poter fare in qualche modo marketing dello studio professionale. Prima di cominciare, caro Gianni, come sai, il rito della nostra trasmissione è quello di farci un selfie, che poi sarà naturalmente, diventerà la nostra immagine, diciamo, di promo del programma. Eccoci qua, e allora possiamo partire. Come grazie. Al solito, definiamoci in tre aggettivi. Grazie Enzo, buongiorno a tutti. E che cosa dire? Un po' per deformazione professionale, un po' per l'attività frenetica, diciamo che la mia connotazione è quella di cercare di mettere impegno e passione in tutte le cose che cerco, che faccio, per cui alla fine si rivelano dei lati, degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, perché alla fine finisco per essere magari tacciato di essere perfezionista, testardo, e magari per portare la nave in porto finisco per essere anche egocentrico. Ma tutto sommato, se poi uno da professionista deve dare affidabilità al cliente, deve dare quindi soluzioni ed essere deciso, alla fine non so se sono dei lati positivi o dei lati negativi quelli che derivano da impegno e passione, e quindi da queste aggettivazioni conseguenti. Sono delle caratteristiche, diciamo che sono bene, delle caratteristiche. Va bene in questo modo. Io so anche molta passione per lo sci, no? Nel tempo libero. Sì, sì, sì. Diciamo che è vero, lo sai. E diciamo che la mia unica attività lavorativa è quella del dottore commercialista, la gestione dello studio, e mi occupo di formazione post laurea universitaria, come dicevi tu prima, in alcune occasioni, soprattutto la formazione post laurea per i colleghi professionisti. Noi siamo soggetti alla formazione continua, e quindi faccio una notevole attività soprattutto sui canali online di formazione condivisa da tutti gli ordini d'Italia, ma soprattutto, ecco, il tempo libero lo dedico, cerco di dedicarlo allo sci agonistico organizzato, quello dell'area degli sci club, dei piccoli atleti, e magari altro tempo lo dedico alle attività rotariane, a quello, all'impegno sociale che conosci per i Rotary, e per quello che può essere un impatto di cercare di dare un contributo nel sociale. Mi fermo qui per i miei contributi nel sociale. Sappiamo tutti che lo fai, perché ci sono numerose attività che lo testimoniano, tutte molto meritorie. Questa vita associativa, quindi, al di là, oltre al Rotary, naturalmente molto anche nell'ordine commercialisti, perché sì, sei sì. Stato negli anni presidente solo tuttora, sì, delle commissioni qua, presidente della commissione per l'appunto marketing territoriale e studi professionali, questa doppia declinazione di questi due argomenti tematici ai quali tengo particolarmente, sono state una brillante, diciamo, condivisione di questa idea, con grande entusiasmo condivisa dall'attuale nostro presidente Enzo Moretta e da Achille Coppola, questa iniziativa voluta, nata circa 10 anni fa più o meno, sull'onda peraltro di una rubrica che tenevamo sul giornale, sul denaro all'epoca, durata circa 3 anni, marketing e professione. Ne è venuta fuori un'attività sia convegnistica sia organizzativa con questa commissione, sia di formazione
per l'appunto del post laurea, sia dei ragazzi, dei neolaureati. Abbiamo fatto con il professore Vona per un paio di edizioni alla Federico II il corso di formazione post laurea al corso definito PERDOC, per il percorso, infatti è l'acronimo di perfezionamento dottori commercialisti, quindi per cercare di dare un valore aggiunto a questi ragazzi che, usciti dai corsi di laurea, potessero, diciamo, approcciare in qualche modo ad un ragionamento strutturato per dare un contributo negli studi dove poi andavano e, perché no, anche per il proprio studio professionale. E allora, parliamo di studi professionali. La prima domanda, quella da $1 milione, che diciamo significa essere oggi un commercialista? Cosa implica fare il commercialista oggi? Fare il commercialista è, oggi come oggi, è un'attività che purtroppo stiamo assistendo a vari tentativi di delegittimare questa nobile professione. Come sappiamo, è una professione che nasce ormai tantissimi anni fa, nel 1950 c'è questa prima regolamentazione, professione che non ha mai trovato poi in realtà un reale sbocco nelle esclusive professionali. È un tema che io sto seguendo da tanto tempo, perché per me, se c'è un ordine, ci deve essere un'esclusiva professionale. Molti fautori del libero mercato, soprattutto all'indomani della legge Bersani del 2006, da quel momento quasi mi ridicolizzano, perché dicono: tu ancora, in ottica di libero mercato, continui a parlare di esclusive professionali. Io dico: ebbene sì, fortemente, perché nella legge Bersani c'è un grossissimo contrasto. Laddove prima si parla di libero mercato, negli articoli successivi, quindi già in questa legge del 2006, poi ripresa in varie norme, a un certo punto si dice: poi invece coloro che sono iscritti negli albi professionali devono fare attenzione alle norme deontologiche, all'etica e a chi più ne ha più ne metta, compreso la responsabilizzazione, le incompatibilità e quant'altro. Sembrerebbe quasi che, in un'ottica di un libero mercato, le professioni siano quasi un vezzo, siano quasi un momento nel quale, quasi per autocelebrazione, ci si chiude nei soliti circoli chiusi per essere dottori commercialisti, mentre invece sono aperte, al mercato. Ma la vera essenza delle professioni la troviamo nell'ambito degli avvocati e dei medici, che invece, per i quali sono previsti degli ambiti operativi, praticamente, non dico che sono quasi gli unici, insieme relativamente insieme ai notai, che hanno un ambito ben definito. Chi invade la loro sfera di competenza è abusivo, senza se e senza ma. Il campo nostro no. Allora, se noi siamo chiamati ad un rispetto, per concludere rispetto alla tua domanda, se noi siamo chiamati, nell'essere iscritti ad un ordine, a rappresentare un baluardo della fede pubblica di quello che è il comparto dell'economia, per conto del mercato, della clientela, delle banche, tutto quanto, devo ritenere che sia una ovvia conseguenza quella di dire: la possono fare questi soggetti che hanno seguito certi corsi di formazione, certi percorsi formativi, e non altri che hanno dei percorsi di aggiornamento professionale, gli altri no. Allora è un bisticcio: se deve essere libero mercato, che lo sia per tutti. Allora, a questo punto, fuori gli ordini professionali. Io sono invece per la regolamentazione, sì, del libero una cornice che per una cornice all'interno della quale che ci sia il libero mercato per tante attività, ma andiamo ad individuare delle aree di particolare criticità del mercato. Oggi parliamo di, ci sono tante aree di criticità del mercato per le quali si potrebbe ben delineare delle esclusive professionali giuste, legittime e doverose, insomma. Allora, abbiamo inquadrato che significa la professione del commercialista oggi. Adesso abbiamo una breve pausa musicale, come sempre. Torneremo poi tra qualche minuto per andare un po' più nel concreto e dare qualche consiglio operativo su come organizzare al meglio uno studio professionale. Prego. State preparando l'arrivo del caldo? Fatelo con i climatizzatori Aria Energia. Straordinaria offerta prestagionale. Innovativo climatizzatore con soli 29 euro al mese. E potrete avere un secondo climatizzatore in omaggio. Due al prezzo di uno, installazione compresa. In più, Aria Energia vi regala 2000 kW di corrente elettrica per il vostro climatizzatore, utilizzabili in un anno.
basterà stipulare il contratto di fornitura con il partner di Aria Energia. Strepitoso, non è vero? E ancora in omaggio un modulo Wi-Fi per accenderlo o spegnere anche da fuori casa. E potete recuperare il 65% della spesa grazie alla detrazione fiscale. I climatizzatori Aria Energia purificano l'aria dai pollini, hanno la funzione deumidificazione e la funzione pompa di calore per riscaldare gli ambienti anche nelle mezze stagioni. In più, garanzia di 5 anni su tutti i componenti di ricambio, assistenza immediata in tutta Italia. Chiamate per informazioni. Ariel Energia. Eccoci rientrati in studio, seconda parte di Selfie Economy. Oggi parliamo di marketing e degli studi professionali. Lo facciamo con Gianni Tomo, dottore commercialista e docente universitario e di corsi di formazione post laurea. Ne parliamo appunto in quanto una lunga esperienza nell'ordine commercialisti, nelle commissioni proprio di marketing territoriale e professionale, per capire come organizzare al meglio uno studio che poi possa, diciamo, andare bene. Parlavamo prima di come è cambiata nel tempo la professione del commercialista. Quanto ha appeal verso i giovani adesso, diciamo, la professione? Purtroppo le difficoltà del mercato ci sono, e i ragazzi, rispetto a queste incertezze, si stanno in tantissimi rivolgendo ad altri settori. Conseguita la laurea, si stanno piuttosto rivolgendo ad attività di management e, insomma, cercando di evitare e di tenere come area residuale, come opportunità residuale, quella del dottore commercialista. È un'attività nella quale indubbiamente ci vuole, come dicevamo prima, impegno, passione. Bisogna farlo con perseveranza, bisogna fare dando affidabilità al cliente, continui aggiornamenti e soprattutto cercare di stare in ambiti nei quali poter essere sempre pronti sul pezzo, quindi senza mai un attimo di relax. Per cui spesso assistiamo, relax voglio dire di quello voluto, ricercato, desiderato, piuttosto che correre appresso alle scadenze che necessariamente non devono essere quelle tanto demonizzate del settore tributario, ma scadenze sono anche quelle di presentare una pratica che possa essere di agevolazioni o semplicemente una scadenza imposta dai ritmi aziendali. Il commercialista è quello che viene chiamato per assistere l'imprenditore, quindi con le sue tempistiche, non più nell'autodeterminazione della persona, del professionista, ma in quella che sono le esigenze del cliente. Quindi i ragazzi hanno delle serie difficoltà oggi ad inserirsi nell'ambito professionale, questo soprattutto nelle zone del centro-sud. Sarà una questione di mercato, sarà una questione di intensificarsi delle criticità, delle tensioni, per cui soprattutto si riscontra al centro-sud. Al nord le cose vanno abbastanza diversamente, però diciamo che negli ultimi anni si sta notando un calo di coloro che lo seguono. Dai recenti esami di abilitazione universitaria abbiamo notato, io facevo parte di commissione d'esame, abbiamo notato comunque una continuità, una costanza di ragazzi che chiedono, che partecipano ai corsi e partecipano anche agli esami di Stato. Poi dopo in realtà molti si perdono per la strada proprio per queste difficoltà. Una professione molto interessante, molto importante, e quindi spero che i ragazzi seguano e non abbandonino. E proprio su questo tema ti vorrei legare due domande in una. Dicevi, una professione molto importante. Quanto è importante per la collettività proprio la figura del commercialista? Perché uno magari pensa semplicemente ai conti, al pagare meno tasse possibile, diciamo sempre ovviamente nell'ambito della legge, e quindi poi diventa anche complicato percepire e valutare, certo, l'attività di un commercialista. E quanto la vostra professione ha, diciamo, risentito di questo periodo di crisi, che le aziende, che poi sono i vostri, diciamo, tra i vostri principali committenti, le difficoltà che hanno trovato in questo periodo? La professione riveste notevole importanza per la società, perché in realtà rivolgersi al commercialista significa rivolgersi inevitabilmente a qualcuno che cerca di fare le cose, fatte per bene, fatte con una certa metodicità, metodologia e secondo dei flussi, diciamo, organizzativi condivisi, quantomeno non solo in sede normativa ma anche in sede dottrinale. Per cui rivolgersi al professionista significa fare le cose, come dicevo, fatte per bene. La contabilità
la dichiarazione dei redditi, a proposito di esclusive, le possono fare chiunque, a maggior ragione l'imprenditore. Avere un commercialista che presidia queste aree, perché no, anche ripetutamente demonizzate, le segue, le gestisce il commercialista o le presidia al fianco dell'imprenditore, può fare una, può essere, a mio avviso, oggi come oggi, il valore importante, il valore aggiunto che la nostra professione può dare, perché stare vicino all'imprenditore significa aiutarlo nella prevenzione, nella strutturazione, nella prevenzione delle problematiche, nella strutturazione e, diciamo, in tutto il processo strategico, nella formazione della pianificazione strategica dell'azienda. Diciamo, essere vicino all'imprenditore significa andare a tenere sotto controllo quegli elementi di monitoraggio del controllo di gestione, di quelle che sono le dinamiche di una corretta evoluzione aziendale, prima che poi escano fuori segnali di allarme che magari, dei quali l'imprenditore potrebbe non accorgersi, che le cose in azienda non vanno tutto sommato bene. Non ci si può limitare al saldo di banca e al saldo di cassa. Certo, c'è tutta una serie di indicatori da guardare, o in banca abbiamo o l'utile c'è. Bisogna capire se ci sono nell'ambito dei valori. Io dico sempre che misurare l'azienda è come verificare se abbiamo una linea di febbre. Sì. 37 è una cosa, 37 e mezza all'altra, 39 o 40 significa cosa del tutto diversa. E poi vanno visti anche gli elementi per i quali si determinano questi valori sballati. Io sono costretto a fermarti perché non c'è ancora molto tempo. Sì. E volevo chiudere questa parte, diciamo, di trasmissione con qualche consiglio operativo. Sì. Che possiamo, diciamo, dare a chi o si sta avviando alla professione o chi già ha da poco uno studio e magari vuole avere quella leva di competitività, diciamo, maggiore. A quali aspetti bisogna fare attenzione? Bene, io per queste tematiche mi rifaccio a quelle che sono gli approcci del marketing, proprio le cose basilari. Innanzitutto, chi siamo e cosa vogliamo fare? Non dimentichiamo chi siamo e quali sono le nostre aspettative, cioè non violentiamo noi stessi nelle scelte del nostro futuro. Cerchiamo di fare quello che ci va di fare, per mettere, quello che dicevo all'inizio, impegno e passione. Se le cose vengono fatte controvoglia, inevitabilmente la cosa non potrà durare. Il secondo consiglio, quindi, innanzitutto fare quello che si può. Sì. Fare, cercare di capire dove ci troviamo, perché se ci troviamo per la professione a Napoli, in provincia, su una montagna o in riva al mare, diverso. Dobbiamo essere. E quindi viene il secondo consiglio. Il secondo consiglio è quello di guardarsi intorno. Ad un bellissimo incontro con Kotler, grande mago del marketing, tanti anni fa, la Luis, in un incontro tra docenti, disse: le cose sono semplici. Suggerite sempre ai ragazzi di osservare, di ascoltare e di comunicare. Osservare cosa li circonda, ascoltare le esigenze delle persone, comunicare i propri valori. Questi sono i consigli che mi sento di dare, rifacendomi. E nell'operatività poi questo cosa significa? Per esempio, pensare al numero di persone, pensare a quello che fanno, poter utilizzare dei tempi fissi, avere flessibilità, cioè quello che poi diventa anche verso i propri dipendenti e collaboratori oggetto di spesso di discussione. Sì, dipende dalla tipologia, perché poi la professione si declina in tantissimi diciamo aspetti, si possono svolgere tantissime attività differenziate, da quelle che possiamo svolgere da solo, per esempio le pratiche di contenzioso tributario, non c'è bisogno di un'organizzazione di studio, alle attività classiche, quelle relative per esempio alla consulenza tributaria, a quel punto lì sarà necessario verificare una proporzionalità tra quelle che sono le attività che abbiamo in portafoglio e i collaboratori. Oggi come oggi c'è la grandissima novità di tutta questa iper tecnologia che sta indubbiamente cambiando le cose. Abbiamo un futuro imminente della fatturazione elettronica, che diventerà probabilmente un argomento di valorizzazione della nostra attività, sottraendoci quelle attività un po' più svilenti, oppure diventerà un pericolo, perché magari tutti questi flussi meccanizzati toglieranno lavoro a tanti colleghi che si occupano della fase, non lo possiamo ancora sapere. Siamo in una fase evolutiva, ma dipende, come dicevamo prima, chi siamo e dove vogliamo andare, perché se abbiamo in mente di realizzare, di mantenere o di sviluppare le attività di uno studio in una zona a forte matrice industriale commerciale,
chiaramente sarà una cosa, ma se è una zona in declino oppure votata come al momento questo grandissimo entusiasmo che c'è intorno al turismo, intorno all'agricoltura, chiaramente possiamo fare delle, almeno nelle nostre zone, possiamo fare dei progetti che abbiano un attimo di contenuti un poco più diciamo affidabili. E quindi allora, come sempre accade quando si parla di cose interessanti, il tempo finisce subito e quindi io, come spesso dico, è naturalmente un pretesto per poterci poi rivedere magari in una prossima occasione tra qualche mese e fare una seconda puntata sull'argomento. Io ringrazio Gianni Tomo, dottore commercialista, esperto di marketing, appunto, degli studi professionali e marketing territoriale, e ringrazio naturalmente tutti voi ascoltatori e telespettatori di Net Napoli TV e di Radio Amore Napoli per aver seguito anche questa puntata di Selfie Economy, l'economia vista con gli occhi dei protagonisti, una trasmissione di approfondimento dell'economia a cura di Nicura, e ci vediamo qui giovedì prossimo. Grazie a te, grazie a tutti.